Allora, è nata inizialmente tutto la canzone a cappella a livello melodico, quindi stavo registrando in una villa sperduto con un po' di musicisti e iniziai a cantare questa canzone. La congelai immediatamente con degli accordi. In un secondo momento nacque la parte letterale, la lyrics, appunto tratta da questo video che mi colpì particolarmente. Mi suscitò molto, diciamo, mi suscitò una reazione molto forte dentro, un po' mi traumatizzò forse. Questo ragazzo, appunto, che rase i capelli a questa ragazza e poi per vicinanza. Per osmosi forse inizia a rasarsi i capelli anche lui, che è una cosa no, intraducibile. E quindi da lì nacque, diciamo, una parte del testo. Mi colpì talmente tanto che chiaramente non a livello di storytelling, quindi non dettagliato, ma a livello di sensazioni, di emozioni. Questa immagine, questa canzone è più pittoresca. Mi piace immaginarla un pochettino più allegorica rispetto a come poteva essere La ragazza con il cuore di latta, che è molto più diretta, cioè un tipo di comunicazione differente. Però poi il bello della musica è anche questa, il continuare a mettersi in gioco anche in tecniche e in modi di scrittura differenti, no? Per chi scrive le canzoni, secondo me. E invece l'approccio con Dario è stato molto naturale. Io ho molta stima di Dario come musicista, c'è stato il mio mondo, io, Giulio Nenna, il mio musicista, che ci siamo approcciati al mondo appunto di Dardas, che è il mondo forse più elettronico, e da qua si ibridano. Quindi questi mondi, un mondo più orchestrale con un mondo elettronico. Ma io stesso sono un ibrido vivente, lo sono sempre stato. Ho sempre fatto dell'ecletticità un po' il mio cavallo di battaglia, e quindi è stata una cosa molto naturale. Sono una persona ambiziosa, più che annoiata, mettiamola così. Quindi io, secondo me, le persone non devono crescere solo a livello anagrafico, ma è importante non settorizzarsi a livello artistico, o perlomeno anche se lo si fa, cercando di dare sempre sfumature e chiavi diverse, perché sennò diventerebbe un lavoro da imprenditore e non più un lavoro artistico. Esatto, sì, è vero, è esattamente questo, bellissima come lettura, che ti ringrazio per averla letta in questo modo, perché così è. Ed è molto raro, peraltro, che la lettura venga. Grazie. Sì, assolutamente sì. La parte appunto più terrena, appunto, che rispecchia il dolore, fa parte della vita, è appunto la parte più spirituale, che appunto rispecchia invece il colore, anch'essa fa parte della spiritualità dell'essere umano, che è innata da sempre. Sono due mondi che si legano, quindi mi piace immaginare questa canzone come un attempo triste. Per me gli attempo triste, per esempio, sono sempre state le cose più difficili, diciamo, da fare a livello soggettivo. Se penso alla ballata dell'amore cieco di Andrea, penso a Papà Ottè di Stromae. Sono sempre difficili perché hanno da una parte quell'ingrediente che ti permette, se vuoi vivere la canzone in maniera leggera, permette di farlo. Cioè tu puoi ballare, puoi danzare, puoi viverla, ma se ti soffermi magari a entrare dentro la canzone, analizzarla, a masticarla, anche soltanto ascoltarla immobile, ti accorgi che c'è un fattore predominante, che è quello della malinconia, no? Che ti trascina in un mondo completamente diverso. Il colore della lacrima sono tutti i colori, perché sono i colori della vita. Io penso che il colore per me in questo caso, appunto, perché porta in alto che la spiritualità rappresenta in sé la vita. Quindi il colore della lacrima sono tutti quanti i colori dell'esistenza. E c'è, appunto, in quella parte lì esattamente il connubio, cioè sostanzialmente le analizzate in maniera molto diretta o molto veritiera, cioè il connubio appunto tra la parte terrena del dolore dell'essere umano e la parte più spirituale, che appunto ci lega all'esistenza, alla vita, che per noi è un'incognita, che è appunto la parte del colore. E poi secondo me si chiama anche vocazione. Io la vivo anche tanto vocazione, perché non è una cosa che scegli, cioè quando la scegli prima o poi viene fuori che l'hai scelta. Secondo me quando è una vocazione qualcosa di naturale. Se io penso comunque alla naturalezza con cui ho affrontato l'arte, quando ero piccolino, a 7 anni, ho provato a fare la prima canzone, ho sempre voluto fare quello, non ho mai avuto. È come chi ha una vocazione, poi dirà che possa piacere o non piacere, quello è soggettivo, ci mancherebbe altro. Però penso che l'arte sia una cosa che ti porta a conoscere nel momento in cui c'è uno studio e c'è un modo di applicarsi, ovviamente. Però c'è qualcosa dentro di te che ti porta ad avere una vocazione appunto per l'arte in sé, totalmente. Forse quello è l'allenamento, perché poi appunto la vocazione senza l'allenamento e senza morirci, secondo me, ti porta a non spiccare, secondo me. Cioè, poi dopo, quando hai un'indole o una predisposizione, puoi essere il più bravo del mondo, ma se secondo me non ti applichi, non dedichi la tua vita a fare quello, ci sarà sempre qualcuno che ti fa un, scusami il francesismo, ma vabbè, ti fa un mazzo tanto. Ma giustamente, perché applicarsi a qualcosa, se uno è un po' più da dentro di te, ok, o delle doti migliori di te, ma tutte e due avete la vocazione, tu ti applichi di più, tu lo supererai alla grande, perché secondo me comunque l'esercizio è fondamentale, perché se tu non dedichi la tua vita a quello, cioè ti mangia, cioè devi pur rispettarla l'arte. L'arte non è soltanto qualcosa che prendi e che usi, non è una cosa usa e getta, è una cosa che
necessità, secondo me, rispetto, cultura, necessità, passione, fatica, sudore. Quindi quella è una parte fondamentale. Cioè, noi per arrivare qua, ma penso chiunque si è fatto un mazzo tanto. Poi, soprattutto, secondo me, chi scrive, chi dedica appunto la parte letteraria, chi la parte di produzione, chi la parte orchestrale, cioè, c'è dietro tanto, no? Ma non posso fare il bilancio. Cioè, sono molto contento e orgoglioso di tutti i risultati che abbiamo avuto. Abbiamo fatto un sacco di dischi di platino, abbiamo fatto un sacco di live, abbiamo fatto un sacco di queste cose. Sono molto orgoglioso. Non riesco a guardarmi indietro perché sono troppo giovane, prima di tutto. E nonostante abbiamo fatto tante cose, magari non ha senso per me in questo momento. Cioè, ho ancora tanto da lavorare. E poi con il piede terra io guardo avanti e c'è sempre qualcosa di più. Quindi bisogna lavorare sodo e poi anche essere se stessi e lasciarsi portare, anzi portare la musica, essere portatori di musica. Il primo è stato il mio primo live, quindi per me è stata la mia prima esibizione dal vivo, è stato il mio debutto, poi alla fine effettivo, dove poi subito dopo feci il mio primo disco d'oro, feci il mio primo vero ingresso nella scena da Sanremo. Diciamo che nacqui dal primo live a Sanremo Giovani nel 2016. Il secondo è stato bellissimo, è stata una cosa molto spirituale per me con il coro gospel. C'è stata un'esibizione appunto alla ragazza con il cuore di latta, andò molto bene, sono contento, nel senso la canzone poi è rimasta e mi fa molto piacere. E questo sarà invece diverso, sicuramente sarà di rottura da un certo visto, da un punto di vista, spero positivo, nel senso che sarà comunque, sono due mondi che si ibridano, quindi è qualcosa di diverso ancora. Non riesco mai a fare la stessa cosa, ma perché per me fa parte del flusso artistico, cioè del fare musicista, continuare a cercare di innovarsi, di raccontare cose in modo diverso, e poi sarà tutto storia da scrivere, bisognerà viverla.